A partire dal 1671, da quando esce la seconda edizione dell'Ars Magna Lucis et Umbrae, la descrizione della lanterna magica comincia a far nascere sogni e desideri. È un gesuita, padre Kircher, che racconta una cosa che in realtà era stata messa a punto da un olandese, Christian Huygens, che tra l'altro è anche lì lo scopritore degli anelli di Saturno. È una scatola che a seconda del periodo varia come materiali, che contiene una fonte di illuminazione, c'è ovviamente un camino che dissipa i fumi perché la combustione esiste, e davanti c'è un obiettivo che permette di mettere a fuoco che cosa? Ciò che viene inserito fra la luce e l'ottica, ovvero qualcosa di vetro, che è un materiale abbastanza tranquillo e trasparente che può addirittura essere sovrapposto in più strati, offrendo fin dal primo momento anche l'idea del movimento. Un topolino che cerca di inserirsi, riuscendoci, nella bocca di un signore che sta dormendo alla grande. Quindi c'è tutto un gioco di rimandi che hanno a che vedere anche con il movimento. Quindi la lanterna magica prefigura quello che poi sarà la fonte di illuminazione anche del nascente cinematografo.